Siamo cresciuti con la convinzione che noi non avevamo patria e che eravamo venuti a nascere, per la nostra disgrazia, in un punto gonfio di vuoto. E ancor più strano ci sembrava il fatto che, per amore di tutti quegli sconosciuti che passavano e per amore di un futuro ignoto ma di cui scorgevamo a distanza fra privazioni e devastazioni, la solidità e lo splendore, ognuno era pronto a perdere se stesso e la propria vita. Te la scena l'ho conosciuta quando c'era modo. Siamo nel luglio del 1943. La popolazione terracinese, esultante per la notizia, vive un senso di smarrimento. Il podestà Pietro Lama si dimette il 31 agosto 1943, aprendo così la strada al caos amministrativo. Nel pomeriggio del 4 settembre suona l'allarme. La popolazione in preda al panico cerca di rifugiarsi tra i monti. Alle ore 16.30 circa una quarantina di superfortezze volanti americane bombardano l'intera città, procurando 250 vittime. Inutili furono i tentativi difensivi dei soldati della scuola di artiglieria da costa e dei fanti dell'81esimo battaglione presenti a Terracina. Il 9 settembre, dopo la firma dell'armistizio, l'esercito è lasciato a se stesso, senza ordini precisi. Alle ore 14, scaduto l'ultimatum, i tedeschi entrarono a Terracina, da Oriente, nei pressi di Torre Gregoriana. Inutili risultarono i tentativi dell'esercito italiano per evitare l'occupazione della città. Il 14 settembre i tedeschi si impossessano di Terracina ed iniziano un saccheggio porta a porta che si rivelerà letale per gli abitanti che attendevano speranzosi l'arrivo degli alleati. Alla fine di dicembre del 1943 un terracinese deportato, Mario Blocksteiner, muore nel lager di Dachau. Terribili furono le rappresaglie e le violenze commesse dai nazisti. Eloquente l'episodio di Antonia Martucci, paralizzata e freddata a colpi di mitra sotto gli occhi del figlio, del marito e del fratello, o la vicenda di padre Biagio assassinato nei pressi di San Silviano. L'8 maggio 1944 a Borgo Montenero, alle 5 del mattino, vengono fucilati Francesco Benvenuti, Cesare Cascarini, Giuseppe Gallo, Vittorio Vagnozzi e Bernardo Savelli per, si legge in una relazione al commissario prefettizio, tentativi di sabotaggio e di costituzione di bande partigiane. In tutta Italia si verificano barbari episodi di tal genere. Uno di questi fu dipinto da Carlo Levi per la copertina del libro Uomini e città della resistenza di Calamandrei. Una giovane donna, Jenny Marsili, prima di morire nel rogo di Sant'Anna di Strazzema, scagliò uno zoccolo contro i nazisti. Finalmente l'armata americana punta su Terracina, che riesce a liberare nella notte tra il 23 e il 24 maggio 1944, ma i tedeschi tentano l'ultima disperata mossa. Un furioso bombardamento illumina a vista Terracina nella notte del 27 maggio. Le vittime sono tantissime, i danni incalcolabili. Un gruppo di terracinesi sfollati a Priverno e capeggiati dall'onorevole Carlo De Angelis costituiscono una brigata partigiana insieme a Silvestri, il comandante militare. Fa prigionieri alcuni tedeschi, consegnandoli alle forze alleate, compie azioni di sabotaggio e di guerriglia. Nasce collegata a questa brigata l'associazione antifascista Libera Italia, ad opera del 18enne terracinese Sergio Rossi, da poco sfollato a Sommino, contravvenendo al famoso bando Graziani. L'associazione produce dei volantini propagandistici e soccorre la popolazione sonninese durante il bombardamento del 1944. Carlo De Angelis, terracinese, classe 1880, fu sindaco di Terracina nel biennio 1919-1920. Eletto deputato l'anno seguente, era avvocato e maestro di scuola elementare, descritto come intelligente e impulsivo. Si avvicina al Partito Comunista per poi diventare un socialista massimalista. Collabora con alcuni giornali sovversivi come La Turbina di Terni ed Il Popolano di Frosinone. All'indomani del delitto Matteotti, Mussolini offre a De Angelis l'opportunità di entrare nel partito fascista e la presidenza dell'Opera Nazionale Combattenti, ma l'onorevole gli risponde: «Non stringerò mai quelle mani sporche di sangue».
De Angelis nel 1924 subisce un'aggressione che viene denunciata in un articolo dell'Avanti. Ingiustamente detenuto in carcere, nel 1939 poi il federale Pace lo costringe a bere dell'olio lubrificante. Il 30 giugno 1940 Laura lo segnala come individuo di sentimenti antifascisti e che non tralascia occasione per fare propaganda contro il regime e per muovere critiche contro l'operato delle gerarchie. Il 21 giugno 1944 il governo militare alleato nomina il Comitato di Liberazione alla guida del comune di Terracina. Esso è capeggiato dall'onorevole De Angelis, futuro candidato all'Assemblea Costituente, ed è composto dai rappresentanti dei partiti antifascisti e da un prelato, Don Mario Pernarella. Carlo De Angelis si impegna per mantenere aperto il liceo scientifico Leonardo da Vinci, che dopo la guerra rischiava la soppressione. Il fatto è testimoniato da Antonio Lisi, uno studente del liceo del 1945. E ottenne la possibilità di frequentare l'ultimo anno. Anzi, fu una richiesta specifica perché, non avendo alunni, poteva capitare che magari il liceo poi veniva mandato via. Tanto è vero che io sono andato ed eravamo in quattro, abbiamo frequentato quindi il liceo scientifico. Nella primavera del 1944 i rappresentanti dei movimenti della resistenza di 8 paesi d'Europa si erano riuniti a Ginevra per elaborare la dichiarazione federalista. L'incontro è voluto da Arturo Spinelli ed Ernesto Rossi, ideatori del manifesto di Ventotene. L'isola Pontina accoglie Spinelli e durante il suo confino elabora un manifesto programmatico per la costituzione di un'Europa federale attraverso la quale ricostruire su basi nuove l'economia, il diritto ed eliminare le disuguaglianze sociali. Un'Europa libera e unita è premessa necessaria del potenziamento della civiltà moderna, di cui l'era totalitaria rappresenta un arresto. La fine di questa era farà riprendere immediatamente in pieno il processo storico contro la disuguaglianza ed i privilegi sociali. Il primo passo verso l'unificazione sarà segnato nel 1948 con la nascita dell'Unione dell'Europa Occidentale, a cui aderiranno 10 stati tra cui vi sarà anche l'Italia. Il 14 aprile 1946 si svolgono le prime elezioni amministrative, dopo 20 anni, e con la straordinaria partecipazione al voto delle donne, che vedono vittorioso un candidato repubblicano, Ugo Germano Mattias. Il 2 giugno 1946 i terracinesi esprimono tutta l'esasperazione contro la monarchia, causa di sofferenze e di devastazione, nel referendum. Su 11.075 votanti il 71% è a favore della Repubblica. Al termine della Seconda Guerra Mondiale si aprono nuovi scenari per l'Italia, che era da rifondare e da riunificare. Nel 1946, dopo il referendum del 2 giugno, iniziano i lavori dell'Assemblea Costituente, composta da deputati di qualsiasi estrazione politica e dal nostro Pietro Ingrao. In essa confluirono tutte le esperienze resistenziali e le assurde vicende nazifasciste come la Shoah, plicasticamente espresse da Pietro Calamandrei. Questo è un testamento di 100.000 morti. Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati, dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità. Andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione. La tua mamma se ne va, pensandoti ed amandoti, mia creatura adorata. Sii buona, studia e obbedisci sempre agli zii che ti allevano. Amali come fossi io. Io sono tranquilla. Tu devi dire a tutti i nostri cari parenti, nonne e gli altri, che mi perdonino il dolore che do loro. Non devi piangere né vergognarti di me. Quando sarai grande capirai meglio. Ti chiedo solo una cosa. Studia. Io
ti proteggerò dal cielo. Ti abbraccio col pensiero a te e a tutti, ricordandomi la tua infelice mamma. Oggi più che mai è necessaria la condivisione dei principi costituzionali e di cittadinanza all'interno della scuola, che includa la ricostruzione della relazionalità intersoggettiva e di un percorso didattico che miri al recupero della identità storica e valoriale dei singoli e della collettività. Se al tramonto del secondo conflitto mondiale vi fu la necessità di ricostruire economicamente, politicamente ed eticamente l'Italia, ora è fondamentale recuperare dalle macerie morali e sociali il testamento spirituale degli italiani. Le tre storie che avete appena visto rappresentano una testimonianza del potere della cultura di agire nella società. Tutti, grazie alla loro formazione culturale, hanno avuto uno sguardo critico sulla realtà, ne hanno compreso le dinamiche e sono stati in grado di elaborare un'alternativa fondata su una verità oggettiva ed eticamente sostenibile, di lungo periodo. In definitiva, in quanto umani, si sono riappropriati della loro libertà e della loro essenziale relazionalità esterna. La libertà umana, intesa come facoltà interiore di scegliere tra diverse azioni possibili, attraverso un processo dialogico con la ragione e la volontà, e come facoltà esterna di riportare sul piano sociale l'azione scelta, è il presupposto della scelta consapevole unita ad una conoscenza profonda della realtà. Nella vicenda storica trattata nel lavoro, ciò si identifica con l'analisi critica portata avanti da Ingrao e da suoi amici durante la guerra di Spagna. La persona umana è ontologicamente in grado di relazionarsi interiormente, mediante la coscienza, attraverso la dialettica finito ed infinito, di trascendere se stesso e di prefigurare conseguenze di eventuali azioni poste in essere nella società. Ma l'uomo è capace anche di relazionarsi esteriormente, con enti simili e dissimili, alla ricerca di infinitizzare la sua finitezza e di esistere accanto all'altro. In questo contesto, la libertà individuale è limitata nella misura in cui sia garantita la compossibilità delle libertà degli altri, al fine di garantire la coesistenza sociale basata sulla giustizia. La ragione umana rende possibile inoltre la progressiva conoscibilità attraverso un continuo sforzo ermeneutico di valori oggettivi trascendenti ed universali, presenti nella ragione stessa. La Costituzione italiana risulta esserne un esempio. In essa sono contenuti valori condivisi che riconoscono, tutelano e promuovono la libertà individuale, la coesistenza intersoggettiva e la dignità umana. La responsabilità sociale della cittadinanza consiste nel sostenere e rispettare sul piano dell'azione questi principi. Negare questi valori non significa solamente trasgredire il dettato costituzionale, ma anche negare la parità ontologica degli uomini che sfocia nelle diverse forme di violenza, come quella dei totalitarismi. Il bene comune è attuabile solo se vi è una corresponsabilità sociale della cittadinanza, in cui il contributo negativo di un solo coesistente può annullare l'intera struttura della Repubblica. La scuola, come è stato già detto, è organo costituzionale, come era stata definita da Calamandrei, ed organo costituente, come il video mette in evidenza. L'onorevole Ingrao afferma a tal proposito che i focolai esistenziali nascono all'interno dei littoriali e della cultura e dell'arte. Non bisogna dimenticare che l'unificazione italiana è stata resa possibile da quell'humus culturale che le scuole, istituite da Napoleone in Italia, hanno prodotto.
la memoria storica, che è contemporaneamente origine e fine ultimo della Costituzione, dalle poleis all'habeas corpus act fino alla Seconda Guerra Mondiale, può essere strumento della ragione per raggiungere più agevolmente quella verità oggettiva di cui abbiamo parlato. La vera sfida però si deve inserire nel più ampio contesto della società globalizzata e della crisi dell'identità nella postmodernità tecnoliquida, che si oppongono nella loro nevrotica dinamicità all'immanenza di alcuni valori fondamentali. La società globalizzata ha relegato l'uomo nella logica del breve periodo, nel quale il fine dell'azione sociale deve concentrarsi. Ne è un esempio l'idea diffusa tra le giovani generazioni sull'Unione Europea, garante della pace, della stabilità, del boom economico degli anni 60 e speranza per gli anni futuri, è oggi fortemente avversata nella sua totalità. Sembrano risuonare le diaboliche parole di Mefistofele del Faust: tutto ciò che esiste merita di tornare nel nulla. Mentre la postmodernità tecnoliquida ha costruito la società dell'immagine, ha favorito l'ambiguità della relazione e la fluidità dell'identità. Ciò mina profondamente la responsabilità di una relazione stabile e di una identità definita. Mina l'esserci, nel senso di esistere. Di conseguenza indebolisce l'esserci con, perché abbiamo dei legami interpersonali fluidi, deboli, mutevoli, tecnomediati, che negano inevitabilmente l'esserci per. Cioè vi è una rinuncia alla progettazione di un futuro comune. L'uomo del terzo millennio si ripiega sul presente, rinunciando alla dimensione del futuro in un'ottica fortemente individualistica. Emblematiche sono le idee che circolano tra le nuove generazioni, anarchiche ed antidemocratiche, le quali hanno tutte l'obiettivo di affermare le libertà individuali in modo assoluto. Il recupero della relazionalità, che rappresenta l'essenza dell'umano, è possibile attraverso la riscoperta della narrazione dei percorsi identitari più vicini all'uomo liquido. Bisogna trattare del suo gruppo e del mondo al fine di ricomporre i tasselli della sua identità. Il linguaggio tecnologico, come ogni altro strumento, non è dotato di un'etica propria, ma è l'uso che se ne fa che lo rende eticamente sostenibile. Plutarco narra che Solone, nelle Atene del VI secolo a.C., durante la fase aurorale del teatro, disprezzò questa forma di comunicazione, insultando il musico Tespi, mentre il teatro si rivelò successivamente il più importante mezzo di trasmissione dei valori della polis. Il nostro progetto risulta essere un tentativo di sintesi di tutte queste riflessioni, nel quale la trasmissione dei principi costituzionali, intesi come un progetto valoriale immanente di lungo periodo, è contemporaneamente soggetto e oggetto dell'elaborato. Il lavoro si articola in diverse fasi, cioè la fase della ricerca, l'interdisciplinarietà e la fase di sintesi, traduzione e montaggio. La ricerca. In questa fase del lavoro la ricerca è stata finalizzata all'approfondimento della storia locale, evidenziandone i legami con le vicende nazionali ed europee e del sostrato culturale, filosofico, artistico che è posto alla base. Il primo livello quindi è quello dello studio di saggi di storia locale e nazionale, il secondo è quello della ricerca d'archivio, sono stati visitati diversi archivi, tra i quali l'archivio di Stato di Latina e l'archivio storico del Senato della Repubblica. Il terzo livello è quello delle testimonianze dirette, fornite sotto forma di interviste, come quella rilasciata dall'onorevole Pietro Ingrao. Il quarto livello consiste nel reperimento di materiale audiovisivo attinente al tema analizzato. L'interdisciplinarietà. I diversi ambiti del sapere sono inevitabilmente correlati e reciprocamente influenzati, e dai quali è possibile trarre degli exempla. È stato infatti inserito un brano di letteratura italiana di Italo Calvino, tratto dal Sentiero dei Nidi di Ragno, un brano filosofico sul concetto di patria e cittadino di Natalia Ginzburg. Si è fatto riferimento alla cinematografia, citando il film Non c'è pace tra gli ulivi, e al poeta fondano Libero de Libero. Viene menzionato per quanto riguarda storia dell'arte il dipinto di Carlo Levi, che rappresenta Jenny Marsili, e viene riportato uno stralcio del discorso di Piero Calamandrei riguardante la nascita della Costituzione italiana ed una parte del saggio Foucault e le nuove forme di potere del costituzionalista Stefano Rodotà.
la fase di sintesi, traduzione e montaggio, il materiale raccolto è stato selezionato e sintetizzato in un elaborato adatto alla modalità audiovisiva ed è quindi stato montato con un programma preposto a questo scopo. Il nostro liceo, infatti, oltre ad essere sensibile alle sperimentazioni didattiche, è dotato di laboratori multimediali, come ad esempio il Videolab, in grado di sostenere la produzione di questi lavori. Il linguaggio informatico, come tutte le forme di espressione umana, può essere uno strumento al servizio della scuola per formare i cittadini del terzo millennio. I principi costituzionali, prima di essere compresi, devono essere creduti e poi condivisi. Come afferma Sant'Agostino, nessun bene è conosciuto perfettamente se non lo si ama perfettamente. Grazie mille. Beh, mi pare questa la degna conclusione di una bella mattinata, molto densa, molto sentita, almeno da parte mia. Poi questa testimonianza di Pietro Ingrao mi ha commosso, diciamo, per i trascorsi. L'Enola è vicina, è un paese vicino a Terracina, quindi vi siete sentiti autorizzati ad interpellare il personaggio politico forse più illustre al momento della vostra zona. Fra alcuni giorni, fra l'altro, festeggeremo il 98esimo compleanno di Pietro Ingrao. Anche di qui gli facciamo tanti auguri e naturalmente un pensiero grato per tutto ciò che Ingrao con la sua biografia ha significato per questo nostro paese e per questa nostra democrazia. Bene, a questo punto procediamo alla fase conclusiva con la consegna del diploma d'onore alle scuole che hanno partecipato alla nostra iniziativa. E quindi partirei. I diplomi verranno consegnati dal presidente di Proteo Fare Sapere, il professor Bettoni. È un diploma che richiama il titolo della nostra iniziativa, il convegno nazionale, diploma d'onore, rilasciato individualmente ai protagonisti di questa mattinata ed è firmato dai presidenti delle due associazioni. Allora, cominciamo con la prima scuola, Istituto Superiore Ottavio Colecchi dell'Aquila, Francesco Ianni. Professoressa Antonina Marinelli. Mi permetto anche di farle regalo. Oh, grazie mille. Il video che abbiamo, grazie. Poi passiamo alle due scuole di Gazzaniga. Istituto Valle Seriana, Istituto Comprensivo. Allora, cominciamo con Francesca Cagnoni. Walter Borlini. Professoressa Rosaria Bosio. E professor Luigi Girelli. Liceo Leonardo da Vinci di Terracina, Simone Petrilli. Professoressa Marianna Starita.
infine abbiamo, diciamo, un diploma che consegniamo alle scuole, alle istituzioni scolastiche. Quindi Istituto Superiore Ottavio Colecchi dell'Aquila, Istituto Comprensivo di Gazzaniga, ISIS Valle Seriana, e Liceo Leonardo da Vinci di Terracina. Abbiamo concluso la nostra mattinata, quindi io saluto tutte e tutti, soprattutto chi ha resistito fino alla conclusione dei nostri lavori, e spero che ci si riveda in occasione di un nuovo appuntamento dedicato alla Costituzione. Sicuramente tra un anno ripeteremo l'esperienza. Comunque grazie a tutti e buon lavoro.